Un voto a perdere. Questo si è rivelato il progetto di Theresa May, la premier britannica, di riportare il suo paese alle elezioni, chiedendo un mandato più forte per negoziare una Brexit dura, come si dice. Un voto a perdere perché ha perso voti lei, ha perso la maggioranza parlamentare, di parecchio, questa è stata la prima sconfitta. Un'altra sconfitta è stata quella di, perdere del tempo per i negoziati. Cioè, i negoziati per la Brexit sono stati sospesi sostanzialmente per un mese e mezzo per dare tempo al governo britannico di organizzare, di gestire queste elezioni. E un voto a perdere ancora per la Gran Bretagna. Il terzo motivo è che ci sarà a Londra un governo di minoranza, perché i Tories sono arrivati ad avere solo 318 seggi, anziché i 326 che sono il minimo necessario per avere una maggioranza parlamentare, e quindi hanno trovato l'appoggio esterno, a quanto sembra dalle prime notizie, dei 10 parlamentari del DUP, che è un partito unionista e molto favorevole alla Brexit del Nord Irlanda, con il quale si riuscirà a mettere in piedi un governo probabilmente un po' abborracciato, certamente l'opposto di quello che pensava Theresa May quando chiamò le elezioni avendo 20 punti di vantaggio sui laburisti, poi ridotti a meno di 18 probabilmente, le percentuali stanno uscendo in questi momenti, e quindi sarà un governo più debole che dovrà negoziare con un'Unione Europea che si sente ancora più forte ovviamente, perché questo voto non ha confermato il forte mandato per la Brexit dura che May auspicava. I laburisti hanno avuto un grande risultato, è inaspettato, ma Jeremy Corbyn ha riportato il suo partito ai livelli massimi degli ultimi decenni, quando era Premier Tony Blair. Non avrà un peso decisivo in Parlamento, perché comunque è lontano dalla maggioranza, ovviamente anche Corbyn, però certo gli equilibri in Gran Bretagna sono cambiati, May dovrà concedere molto, probabilmente in termini di finanziamenti, di trasferimenti economici al Nord Irlanda, dove c'è la famosa frontiera terrestre con l'Unione Europea, perché tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda c'è l'unica frontiera terrestre, che è una delle grandi preoccupazioni per la sua gestione, perché da quella frontiera dipende in buona parte anche l'accordo di pace in Irlanda del Nord. E fare un governo con gli unionisti in una posizione così decisiva certamente porterà qualche squilibrio politico anche in Irlanda del Nord. Quindi torniamo all'inizio, è stato un voto a perdere e vedremo soltanto nelle prossime settimane come questo si svilupperà, ma al momento May, la sua promessa di un governo più forte e più stabile non è riuscita a mantenerla.